Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione di questa crema corpo. CeraVe, CeraVe, come si chiama? CeraVe, insomma. È una crema che mi sono fatta regalare per Natale, volevo provarlo, ho finito la mia crema idratante Nivea che stavo utilizzando e quindi ho deciso di utilizzare lei. È stata un'ottima scoperta, forse ha battuto la crema Nivea. Proprio perché in realtà è per pelli da secche a molto secche, ma vi dico anche che cosa contiene. Ma comunque è una crema estremamente idratante, forse più nutriente rispetto alla crema Nivea, che comunque rimane sul podio. Sapete che io l'adoro. Però è stata una piacevole scoperta. L'ho utilizzata anche sui piedi per quanto riguarda appunto i piedi secchi, i gomiti, le braccia, le gambe, la zona dove si formano di solito smagliature. E la mia pelle era veramente molto vellutata, quindi è proprio un'ottima crema che mi è piaciuta assai. Contiene, ed è quello che mi ha spinto a provarla, contiene, l'avevo letto a te, acido ialuronico che aiuta appunto la pelle a rimanere idratata e eccola qua, tecnologia di rilascio MVE senza profumo, non comedogenico e ipoallergenico. Mi è piaciuto molto soprattutto appunto perché è senza profumo. A me le creme con profumo mi danno molto fastidio all'olfatto, alla testa soprattutto. E quindi rispetto a una crema che stavo utilizzando di Nivea, non riuscivo più a utilizzarla bene perché non era la classica Nivea Cream e quindi aveva questo odore che mi dava un po' fastidio alla testa. Questa invece ha un profumo neutro, per me con la pelle ipersensibile, ottima perché non ha profumazioni, quindi non va a irritarmi la pelle. La mia pelle era vellutata e di solito con alcuni prodotti mi escono anche arrossamenti, bolle e quant'altro, con questa non mi è uscito niente. Devo dire che l'ho utilizzata anche sulle mani come crema mani, dappertutto, e devo dire che mi è piaciuta molto, quindi il mio voto sicuramente a questa crema è un 9 perché non me l'aspettavo. Forse, ripeto, è la crema migliore che io abbia mai provato in assoluto. Ripeto, non sto screditando la mia amatissima Nivea Cream a comprare, ad utilizzare e a parlarne. Secondo me può essere un ottimo compromesso anche per tutte quelle persone che non amano la Nivea e che invece vogliono provare un qualcosa di estremamente idratante. Ripeto, contiene acido ialuronico, quindi è una crema anche buona. Non erro, si trova anche nelle parafarmacie. Non mi ricordo, non lo so in realtà, non lo so, un pochino sicuramente più della Nivea Cream, però cavolo, contiene anche bellezza di 345 grammi di prodotto, quindi in realtà, diciamo la verità, è bella, cioè c'è tanto prodotto, questo secondo me dura almeno un 2, 3, 4, 5 mesi, poi dipende dalla vostra costanza. Però il fatto che ci sia acido ialuronico senza profumazioni e che non sia la Nivea, secondo me a molti di voi potrebbe interessare, quindi ve la segnalo. E ovviamente, sicuramente, poi ne parleremo anche più avanti. Ecco, ieri ho fatto la prima applicazione perché ho fatto il cambio crema idratante, che l'altra era finita, e questa mi è piaciuta tantissimo proprio. Infatti sono andata subito sul loro sito internet a cercare che altri prodotti hanno, perché vorrò provare sicuramente altre creme, come la crema piedi, la crema mani, oppure la crema viso, il detergente, insomma, mi è piaciuta da impazzire. Fatemi sapere se anche voi utilizzate questo brand, soprattutto qui sotto fatemi sapere come si pronuncia. Questo è tutto, io spero di essere stata utile, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!